Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare con il video di oggi, voglio dirvi che il trucco che indosso in questo momento lo vedrete sabato. Questo video uscirà di giovedì, quindi vedrete il tutorial di questo trucco sabato con tutta la lista dei prodotti che ho utilizzato. Non mi scrivete che cosa indosso qui sotto, vi metterò poi quando uscirà il video il link nell'info box, però troverete scritto tutto nel video che vedrete tra un paio di giorni. Il video di oggi, secondo me, sarà considerato da molti noioso, però allo stesso tempo, secondo me, è davvero molto, molto, molto importante. Siamo arrivati alla stagione calda, finalmente è arrivata l'estate, finalmente iniziamo ad andare al mare e a prendere il sole. Però è molto importante, ragazzi, sapere e capire come proteggersi bene il sole e come prenderlo nel modo adeguato. Non tutti purtroppo lo fanno, il sole è buono preso nella maniera adeguata, ma può essere un nostro rivale se lo prendiamo nella maniera sbagliata. Quindi in questo video voglio dirvi tutte le cose che io so e tutti i consigli che posso darvi su come prendere il sole nel modo adeguato. Ovviamente, se qualcuno sa qualcosa in più rispetto a quello che so io, scrivetecelo sotto nei commenti, c'è sempre da imparare. Ovviamente io non so tutto quanto, ovviamente io non sono una dermatologa, non sono un medico, non posso darvi dei consigli che possono dare questi professionisti, sono semplicemente una persona che ha capito cosa può far bene e cosa può far male alla mia pelle. Il sole non è che dobbiamo evitarlo, tipo, non lo so, nemico, aiuto, scappiamo. Il sole fa comunque bene alla nostra pelle, fa comunque bene alle nostre ossa. Infatti, quando vi rompete le ossa, i medici consigliano proprio di prendere il sole perché fa bene al nostro corpo. Il problema è che dobbiamo prenderlo appunto nel modo adeguato. Se ci esponiamo al sole, non lo so, nelle ore più calde, senza protezione, sicuramente quello, capite da soli, che non fa bene al nostro corpo. Se prendete il sole, cercate di farlo nelle ore non troppo calde, quindi magari da mezzogiorno alle 3:30-4, cercate di non esporvi al sole. Quando vi esponete, mettete sempre una protezione su tutto il corpo e soprattutto sul viso e sul décolleté. Sul viso e décolleté io consiglio sempre la 50, cioè io non metto mai una protezione più bassa della 50 sul viso, sia che io sia abbronzata, sia che io sia una mozzarella, sia che una persona abbia la pelle chiarissima, sia che una persona abbia una pelle scura, io consiglio sempre la 50 sul viso e sul décolleté. Questo perché comunque la zona, cioè la pelle del viso è una zona delicata e se noi prendiamo il sole senza proteggerla, la nostra pelle rischia che poi andando avanti con l'età tira fuori delle macchie o comunque escano fuori più rughe di quelle che magari avremmo avuto geneticamente. Magari non lo vedrete subito, cioè nel senso se avete 15 anni e dite chi se ne frega, io mi metto a prendere il sole senza protezione, sì. Al momento non lo vedete, magari nei futuri 10 anni non vedrete nulla di particolare. Quando arrivate a 45 anni, a 40 anni più o meno, magari poi vi ritrovate ad andare a cercare delle creme antirughe, delle creme super mega sbiancanti perché vi escono fuori delle macchie incredibili. Purtroppo il sole va preso, come vi ripeto dall'inizio di questo video, nel modo adeguato. Anche sul corpo utilizzo una protezione sempre abbastanza alta, non scendo mai sotto la 30 e la metto su tutto il corpo. La protezione va applicata non solo una volta durante la giornata, ma va applicata più volte. Se leggete dietro alla protezione ci sono le istruzioni, c'è scritto che va riapplicata dopo un tot di ore. E quando la applicate non dovete subito esporvi sotto il sole, ma dovete comunque far passare quei 5-10 minuti che servono, non so per quale motivo, alla crema per assorbirsi. Comunque non dovete spalmarvi la crema addosso e mettervi sotto il sole, dovete aspettare appunto qualche minuto e poi magari vi mettete a prendere il sole. Quello che faccio io quando vado al mare, solitamente ci vado presto la mattina, non vado, non lo so, alle 11 al mare, ci vado, arrivo verso le 9 più o meno, massimo 10 lì. Quello che faccio è faccio una camminata, c'è un insetto che sta girando qui intorno e mi sta distraendo dall'inizio di questo video. Faccio una camminata perché a me piace un sacco camminare sulla riva del mare e in questo modo riesco anche a prendere magari un po' il sole sul corpo. Poi torno sulla mia sdraio, sul mio, come si chiama? Il lettino, mi sbaglio sempre, sul lettino, per terra, dovunque l'asciugamano, mi metto un po' a prendere il sole e poi quando arriva
quando arrivano le ore più calde mi metto sotto l'ombrellone. Comunque, anche quando prendo il sole, cerco sempre di avere il cosettino che c'è sul lettino, si chiama, sì, non lo so, scusate se sto sbagliando, il coprifaccia che c'è sul lettino lo metto sempre davanti al mio viso, in modo che non prendo così tanto diretto, in modo da non prendere direttamente proprio i raggi solari, ma comunque il viso rimane sempre un po' all'ombra. Non mi abbronzerò come sul corpo, non mi abbronzerò velocemente come magari le persone che stanno 24 ore su 24 sotto il sole, ma chi se ne frega, io ci tengo a proteggere la mia pelle, ci tengo a non avere delle macchie quando sarò più grande, ci tengo a preservare la mia pelle più giovane possibile per più tempo possibile. Io veramente non capisco, non riesco a concepire, credetemi, anche perché io sinceramente nelle ore più calde non riesco a stare sotto il sole, cioè a me dà proprio fastidio. Diciamo, non riesco a capire quelle persone che prendono soltanto il lettino, l'asciugamano e si mettono dalla mattina alle 8, alla sera alle 6 a prendere il sole, cioè oddio ragazzi, troppo caldo, cioè si suda tantissimo. Comunque è una cosa che fa male quella lì, non dovete, soprattutto nelle ore più calde, cioè non dovete stare così tanto tempo al sole, perché vi ripeto, fa male alla vostra pelle. Una cosa che potete fare, ad esempio, non lo so se vi piace magari camminare nelle ore più calde, se vi piace prendere il sole nelle ore più calde, ma volete comunque tenere il vostro viso all'ombra, mettete un cappello. Io solitamente non lo faccio perché, vi ripeto, tengo o il cosino del lettino sul mio viso o nelle ore più calde sto sotto l'ombrellone, però se non vi piace questa cosa potete mettere un cappello che vi fa ombra nella zona del viso. Un'altra cosa importante, ma che molti sottovalutano, sono gli occhi. Dobbiamo proteggere anche gli occhi, sono importantissimi. E per questo dovreste indossare degli occhiali da sole quando state così tanto tempo sotto il sole. Però ragazzi, voglio darvi un consiglio che io ho scoperto un sacco di tempo fa, perché stavo vedendo dei medici che parlavano appunto di questo, di questa cosa in TV, non mi ricordo neanche in quale programma. Non dobbiamo utilizzare gli occhiali da sole che costano due soldi e che non hanno lo schermo di protezione, perché quello che succede è che, diciamo, stando al buio i nostri occhi, quindi avendo le lenti scure davanti, la pupilla si dilata ed entra ancora più luce di quella che entrerebbe se non portassimo gli occhiali. Però non andiamo a schermare tutta la luce che entra, quindi capite quanto fa male portare gli occhiali a basso costo che non sono schermati, perché fanno dilatare la nostra pupilla ma non la proteggono allo stesso tempo. Magari sì, gli occhiali da sole costano tantissimo, invece di comprarvi 6 paia di quelli che costano poco, comprate un paio di occhiali da sole che sapete hanno la schermatura, che sono certificati. In questo modo però proteggete bene i vostri occhi. Io, a parte il fatto che non riesco ad uscire senza occhiali da sole, cioè io non vivo senza occhiali da sole, sono tipo così in giro, e però soprattutto poi quando sto così tanto tempo sotto il sole ce li devo avere per forza. Altra cosa, se sapete che, non lo so, andate a fare un picnic o comunque starete tante ore sotto il sole, o magari sapete già in anticipo che non ci saranno ombrelloni o non ci sono degli alberi dove andate, non lo so, comunque delle zone di ombra dove vi potete riparare quando fa davvero caldo, oltre a mettere la protezione la mattina, sapete già quello che farete durante la giornata, quindi mettete la protezione, magari portatevi anche un cappello, in quel modo proteggerete la vostra pelle. Sento spessissimo dire ma io la protezione non la metto, tu non ti abbronzi perché tanto metti la protezione così alta. Prima cosa, a me non interessa abbronzarmi se devo bruciarmi o se comunque non vado a schermare quello che arriva sulla mia pelle. Secondo poi, non è vero che portando la protezione non ci si abbronza, magari ci si metterà più tempo rispetto a che se non la si indossa, però cioè ragazzi, scegliete voi: prendere il sole ma non proteggere la pelle, abbronzarvi subito, abbronzarvi con più tempo, prendere il sole nel modo adeguato e proteggere la vostra pelle. Le scelte sono due. Io non dico che una sia giusta e una sia sbagliata, io scelgo questa di qua, voi siete liberi di fare quello che volete. Un altro consiglio che voglio darvi: quando prendete il sole, fate magari il giorno prima uno scrub sulla vostra pelle, di tutto il corpo, del viso. Facendo lo scrub e andando a togliere tutto lo strato delle cellule morte
sulla vostra pelle, sicuramente la pelle si abbronzerà più in fretta. E per mantenere più tempo possibile l'abbronzatura sul vostro corpo, applicate soprattutto dopo che vi siete esposti al sole una crema idratante. Se la vostra pelle notate che si arrossa leggermente, non perché magari prendete il sole nel modo sbagliato, ma semplicemente perché avete una pelle super mega delicata, in quel caso applicate una crema anche lenitiva, perché aiuterà a togliervi il rossore e allo stesso tempo fisserà di più l'abbronzatura sul vostro corpo. Ultima cosa e poi smetto di parlare: cercate ovviamente di non ustionarvi se non volete seguire tutti i consigli che vi ho dato fino adesso, anche se vi esponete nel modo non adeguato, vi prendete il sole nelle ore più calde e non mettete la protezione, cercate di non ustionarvi, più vi ustionate e peggio sarà per la vostra pelle. Penso che sia una cosa scontatissima, però insomma io ve la dico. Questi sono tutti i consigli che volevo darvi su come prendere il sole nel modo adeguato, almeno quelli che conosco io. Spero che qualcuno ci scriverà qualcos'altro di interessante qui sotto nei commenti. Siete liberissimi di seguire o meno i consigli che vi ho dato. Vi ripeto, soprattutto se siete molto giovani e me ne fregate di quello che fate ovviamente nel momento in cui state vivendo, chi se ne frega, prendo il sole così, sì, ma ricordatevi che la vostra pelle memorizza quello che fate nell'arco della vostra vita, quindi se la trascurate, non lo so, da adesso fino a che avete 30 anni, non vi aspettate che poi quando ce ne avrete 40, la vostra pelle sarà bellissima, di un colorito super uniforme, non vi usciranno nei, non vi usciranno macchie, non vi usciranno delle rughe dovute al modo in cui l'avete maltrattata nei 40 anni precedenti. Questo è quanto, spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordatevi di mettere un bel pollice all'insù o di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!